Ho sempre snobbato i giochi della Supercell a parte Brawl Stars, ma Ciccio Gamer è riuscito a farmi appassionare di Clash Royale. Raga, voglio comprarmi un account. Quali sono? Fammi vedere. 7.25, faccio in tempo, non lo so, vado. Amore, vado a comprare un account di Clash. Chissà dove vendono questi account, se in farmacia, dal salumiere. E chissà se faccio in tempo, visto che sono le 7.30. Oh, andiamo, va. Nah, naturalmente non sono andato a comprarlo con la macchina. Era un video spoiler di qualcosa che arriverà presto, che mi avete chiesto voi. Però l'account l'ho comprato sul serio. A dir la verità ne ho comprati due. Uno da un mio amico per 5 euro, me l'ha praticamente regalato, che non ci gioca più. Mentre l'altro l'ho preso su eBay per 59 euro come un pazzo. Ho voluto usare perché non so niente di questo gioco. E per questo mia compagnia c'è Luke, direttamente da Discord. Bella bro? Sei? Bella bro. E naturalmente vorrei iniziare a giocarlo dall'iPad Pro, eh. E sono con l'emulatore solo per farlo vedere su Discord a Luke. Luke, cosa devo fare? Cioè, vedi un attimo, cos'è? Questo è l'account del mio amico. Allora, prima cosa in assoluto, vediamo che il livello del re è 11, quindi ed è niente tanto? Male, è il mio stesso livello. Ah, il tuo stesso livello? Non è un livello basso. Non è un livello, quant'è il massimo? Perché, come funziona 13. Un po'... Io della Supercell ho giocato soltanto Brawl Stars, l'unico che mi è piaciuto un pochino. Quindi è alto come livello. Ora cosa devo fare? Sì. Cosa? Allora, adesso vedi dove ci sono le due spadine, quelle tutte che si incrociano. Ok, ok, clicco. Lì vedrai i trofei. E i trofei indicano quanto questo account è forte. Ok, quindi dai trofei si vede quanto è forte un account. Vado. Sì, è importante. È arrivato. È importante. Sì, vado. Tantissimo. Let's go. Dove si vedono? 5.100. Bro, non ci credo. Eh? No. Bro, ma tu lo sai quanti sono 5.100? Bro, cioè, il primo in Italia ne ha 5.050. No, bro, non ci credo. Bra, me no, sta prendendo, ci stavo pure a credere. Ma no, dai, che mi ha detto... Assurdo. Ma se il mio amico mi ha detto che per lui non era un account chissà che nella media. Me sta prendendo in giro, Luke. Me sta prendendo in giro. È molto modesto il tuo amico, bro. No, fra, ragazzi, mi sta prendendo in giro. Non è vero minimamente. Non è... Dai, fa il serio. T'ho chiamato. Vai. Com'è? Com'è? Dimmi la verità, raga, è proprio allora, scemo. Allora. Aliuk, ma va... Allora, di trofei ne ha 5.175, che non è male, è già okay. In leggendaria. Ok. Ne ha un po' meno di me perché io ne ho 5.400. Vabbè, mostra a fare fenomeno. Vai, poi... Assolutamente sì. Attenzione, hai il pass royale. Hai il pass? Lui mi ha detto che non ci ha mai shoppato. In realtà ha preso il pass. Ok, però ma... non costa tanto. Ok, abbiamo visto che è in leggendaria, però adesso voglio vedere qual è il suo deck. Vediamo. Ok, vediamo questo anche immagino. Il livello delle carte, bro. Vado? Sì. Ok. Vai. Che cos'è? È questo il mazzo? Il gigante reale al massimo, buono. Palla di immagino fuoco, sia questo. Stregone elettrico, mini pecca. Questo è il mini pecca. Sbirrini, il che ghiaccio, è il bombardino. No, ma questo è quello con la spada, bro. Ma stai andando, che ne so, stai andando in ordine. Dimmi che stai andando. Questo è un deck, 4, 6, 8 carte e un deck. Funziona così? Sì. 8 solo carte, sì. Un mazzo. Ma come solo 8? Ma no, non capisco. Allora... Quante carte sono? 6 di queste. Questo vuol dire che sono 6? Cioè, 6 che quando lo schieri ti gioca 6 truppe con gli elicotteri. Con gli elicotteri. Aspetta, sì. Caro, ci sto come gli elicotteri. Vabbè, lasciamo perdere gli elicotteri. Che costa 6 di Elisir. Oh, 6 di Elisir, ok. Ma i mazzi sono composti da 8 carte diverse, basta? Ma tu, bro, ma come fai a giocare con questo account che non hai mai giocato e giochi con un livello 11? Infatti, dopo chiederò una cosa a voi iscritti. Va bene, è buono? Che è 1-2? Allora, ma questo è un mazzo intero. 5 carte. Utilizza il 2.6. Che vuol dire? Attenzione. Che significa? Facciamo una cosa. Scrivete, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate del 2.6. Cos'è, raga? Perché lui ha preso... Perché tu hai preso il posto mio, Luke? Non è il tuo video. Adesso però voglio vedere come farai a giocare con questo account. No, no, ora devo vedere qualcos'altro. Allora, vediamo quante carte ha. Come faccio? Collezione. Vai giù? No. No, cosa? Ok, ok, ne ha un bel po'. Tra l'altro la carta è livello alto. Cioè, ma Clash... com'è?
Una carta gli manca. Gli manca una carta, la strega madre. Ok, ok. È come Brawl, praticamente, con i brawler, immagino. Funzioni così. Va bene. Ok, non ha nulla da aprire, quindi bro, devi fare una cosa. Facci vedere come giochi il suo deck principale. No, fra, andiamo un altro, cioè andiamo un altro account prima, dai. Andiamo un altro account e dimmi qual è meglio secondo te, va bene? Quell'altro l'ho pagato €59, ragazzi, e c'era scritto 5.200 più coppe. Quindi aveva più di 5.200 coppe. Immagino, cioè penso. Vado, accedo con l'altro account e ci rivediamo. Ok, secondo account, questo è quello di eBay che ho pagato €59. Facciamo la stessa cosa di prima? Andiamo, Luke, ci sei? Allora, già da questo vedo che ha 20.000 di oro, quindi un po' di oro ce l'ha. Tanto? Ed è livello 10. E quindi... si possono comprare i bauli? Cioè posso shoppare? No, comprano con le gemme i bauli. E si può comprare una gemma con 30... No, non lo so, raga, che è sta cosa? Va bene. Non si può comprare, andiamo a vedere quanti trofei ha. Questo sempre, no? Questo. Mm-hmm. 4.200. Ma io l'ho pagato, c'era scritto 5.200 più coppie. Ma non è che questo tipo ruba le account alla gente da eBay? Cazzo... Mi hai letto male, bro. No, non ho capito, ho letto male cosa. 4.200, non 5.200. No, c'è scritto sull'annuncio 5.200, metto anche la foto. Cosa no? Ma fregato! Non è, guarda il suo record trofei, bro. Clicca su dove ci sono gli alberi. Non ci credo. Il suo record trofei è 4.300, bro. Ma è poco. Non è mai arrivato in leggenda. No, non è poco perché sono comunque tanti. Però non è mai arrivato in leggendaria. Quell'altro hai pagato 5 euro. Già in... Ma l'altro già perché era mio amico. Cioè, non so, l'altro è buono. Questo è scam. Cioè, questo è scam. Non ci credo. Io perché volevo farci un video. Grosso. Che vuol dire? Questo? No, sì, dici... però non lo puoi aprire. Riscuoti premio, cioè, ok ragazzi, allora cioè, già qua mi sento un po' scammato. L'ho pagato 5, ok, per fortuna esiste il PayPal. Cioè perché là c'era scritto, allora, io potrei fare un attimo il refund dei soldi con PayPal. Perché là c'è scritto 5.200 più trofei, qua 4.200, scuoti. Vai. Ok, vado, 5. Abbiamo 1.187 dollari, 2 gemme. Uno spirito elettrico. Una consegna Royal. Draghi d'ossa, questa potrebbe essere la carta buona? Mm, no, fa schifo. Mm, carta rara. No, non male. Dai, non male. Non male. A sto punto censuro pure i nomi. Non è che è poco, comunque. No, però io ho pagato per 5.200 perché c'erano anche account a di me. No. Sì, no. Quindi è semplice da giocare, sono solo 8 carte nel deck. Sì, però puoi fare un sacco di combinazioni, non è tanto semplice. Va bene, poi imparerò. Allora andiamo? Vedete, dimmi. Ok, vediamo. Allora, questo è un deck abbastanza famoso. Quale? Questo? Esatto, questo è un deck famoso. Ok. Potresti imparare con questo. Ok. È facile. Ci sono i barbari scelti, il drago infernale, il drago elettrico, la ghiaccio, la furia, il golem. Golem che abbiamo pure trovato, in realtà, poco fa, o sbaglio, era lui, esatto, no? quasi lo livelli, bro. Ok. E, allora, ragazzi, poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Cioè, 59 euro forse è troppo. Non lo so, però c'è scritto che ci giocava dall'inizio. No, non lo so, raga. È sempre bene, ricordiamo, eh. Ora che dobbiamo vedere? Quante carte ha? Vado? Allora, vediamo quante carte ha. Okay. Vediamo anche un po' il livello. 10, 9, 9. Le leggendarie le ha tutte al 9. Due carte mancano. Cioè, no, è meglio l'altro account. No. No, aspetta. Sì, cioè allena leggendaria è il massimo dei trofei. E quindi si blocca questa carta. Cioè, praticamente esatto. Cioè, è meglio l'account del mio amico. Quanto può valere l'account del mio amico allora? Se questo vale così tanto. Cioè, 59. Questo non vale 50. Quanto vale questo secondo te, Luke? Non so se questo vale 59, quello del tuo amico vale 150, bro. Addirittura! Così tanta differenza. Guarda che. Perché tu vedi le carte magari al 6, e le carte al 7, le carte al 10. Per portarle al 13 servono un sacco di carte in più. Per portarle dal 6 al 7. Ma lui mi ha detto che non ha mai shoppato. Pure un mio amico che non è che. Non ha mai shoppato. Però vuol dire che ha giocato. Cioè, si è dato da fare. Cosa devo fare, Luke? Dimmi. Questo mazzo costa 5 di elisir, quindi lasciamolo stare. Seleziona il mazzo 2. E dato che non è in arena leggendaria e non ha carte altissime, secondo me. Qua, battaglia, vero? Battaglia. Ok, mi ricorderò di non giocare più con l'emulatore che ha crashato mentre giocavo. Comunque, io nel frattempo faccio una cosa: invio un vocale al mio amico Luke. Bro, ma sei sicuro per l'account 5 euro? Perché mi stavano dicendo che vale molto di più. Cioè, a me pare brutto, ok? Ma che no. Ci conosciamo da tanto. Però, fra, mi pare. Cioè, non lo so. Dimmi te, eh. Se vuoi, ti do qualcosa di più, pure non lo prendo. Cioè, te lo tieni. Tanto che me frega a me. Era giusto per provare. Vediamo che mi dice. No, perché mi dispiace, Luke, a dirti la verità. Cioè tu hai detto che vale in botto. Sei una brava persona. Adesso la brava persona, mio amico, fra, lui mi ha detto che non ci giocava più perché ci rosicava. Che dice, vabbè, lasciamo stare.
A few moments later. Oh, combatti. Sì, oh. Che devo fare? Che devo fare? Tu! Ok, ma mettili qualcosa contro quella principessa. Mettili questo. Il drago elettrico. No! Sì. Non sai i nomi. Dimmi 1, 2, 3, 4. Dimmi 1, 2, 3, 4. Bro, ma non ti mette le truppe. Lancia le frecce su quei goblin. Quali sono i goblin? Ma no, ma non ti piazza le truppe. Come non me le piazza? Perché non me le piazza? Oh, ecco il ma. Ma che cazzo? No, non so cosa stai succedendo. Dimmi cosa devo fare, Luke. Dimmi, ti prego. Allora. La combo è Golem di Elisir. Che cos'è? Cos'è? Dietro. Ma dimmi 1, 2, 3, 4. Sto perdendo tutto. Allora, metti il 5. Allora, metti il 5. Ma come 5? Io intendevo 1. Non lì, Luke. Allora, lì. Luke, oh mio Dio. 1, 2, 3, 4. Sono 4 gli slot, non 5. Ho perso, vai. Faccia viola, metti faccia viola. Dove lo metto? Qua. Dietro la torre, sì. Davanti la torre. Metti poi tipa bionda. Ok, sempre qua. Dietro il golem. No! Ah. Brava, dimmelo tempo! Poi? Metti drago con faccia di ferro. Dietro il golem. Ok. Okay. E metti Barbarozzi dietro a loro. Sempre così, andiamo avanti. Poi? Ok, dovresti metterli un po' diversi. Ma bro, ma come fai a giocare? Mi sa che devo ricominciare a capo, eh. No, le frecce gli ha attivato la torre centrale. Ma non lo so. Io, allora, sempre golem qua, ricordiamo. No? Sì, bra- golem. Ma vado a sfacciolo. No, non faccio niente. La difesa. Come funziona? Raga, mi sto facendo. È crashato pure. Mi sa che ho vinto. Ho vinto, vero? Ho vinto 3-0. Bro, sei appena arrivato in arena leggendaria. Perfetto. Ragazzi, ecco cosa succede quando comprate gli account. Mi sta prendendo in giro, raga. Mi sta prendendo in giro. Comunque, ragazzi, il video può finire qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi account. Io un'idea me la son fatta. Uno lo ridarò indietro. L'altro lo riderò al mio amico, probabilmente, o me lo terrò, non lo so, vediamo, dipende da lui. Ma soprattutto inizierò a giocare da zero con Luke insegnante, vero Luke? Ci stai? Così almeno capisco un po', perché è buttato in mezzo allo scontro, mi dici, Isir, barba gigante, gigante barba rossa, so io, sì, cioè non so niente, 1, 2, 3, 4 mi dici 5, ma a me stai prendendo in giro, infatti guardavo il quinto slot e non c'era. 5 di Elisir. 5, ma io dicevo 1, 2, 3, 4 gli slot, 5, a Luke te lo ridico. Nel frattempo mi ha risposto il mio amico Luke con un vocale. Sentiamo. Secondo te lo rivuole? A me non cambia niente, eh? Tu che fai? Io lo rivorrei. Vado, eh? Ma sì, fra, tanto ci rosico solo, quindi sciallo. Cioè, è meglio se lo usi tu. Ma che vuol dire che ci rosica solo, fra? Vabbè.